Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Test sierologici, solo 64.000 persone su 150.000 hanno detto sì. Istat dice stimati anticorpi su 1,5 milioni di italiani, 6 volte in più dei positivi. Prevalenza alta in Lombardia 7,3%, quasi 7 volte in più delle regioni del Mezzogiorno. Presidente dell'Istituto di Statistica ha detto se uno in una giornata incontra 20 persone ha il 50% circa di probabilità di aver incontrato una persona positiva. Importante rispetto delle misure. Ponte di Genova all'inaugurazione, Conte dice l'Italia sa rialzarsi, Mattarella incontra i parenti delle vittime e dice le responsabilità hanno sempre un nome e cognome. La cerimonia di inaugurazione del viadotto San Giorgio, 720 giorni dopo il crollo del Morandi, l'inno d'Italia, la lettura dei nomi delle 43 vittime della strage, poi il taglio del nastro da parte del Presidente del Consiglio. L'architetto Renzo Piano lo definisce un ponte semplice e forte come questa città. Prima della cerimonia, la visita privata del Capo dello Stato al Comitato dei Familiari delle Vittime, ha detto la ferita non si rimargina. Nel suo discorso il Premier parla di tangibile dolore e sottolinea gli inadempimenti che hanno causato il crollo. Trump, indagato anche per frode bancaria e assicurativa, lo afferma il New York Times. E questa è la conclusione a cui è giunto il quotidiano newyorkese, che ha analizzato le dichiarazioni della procura della Grande Mela per giustificare la richiesta di nuove documentazioni fiscali e personali a carico del Presidente, richiesta accolta dalla Corte Suprema il 9 luglio scorso, nonostante l'opposizione del Tycoon. Salvini e la mascherina, dai selfie faccia a faccia all'invito a rispettare la scienza e usare la testa. Cambia la strategia con i sondaggi in calo. Prima la manifestazione di centrodestra del 2 giugno in cui non venivano rispettate le misure di sicurezza, poi il convegno negazionista in Senato dove si presentò ostinatamente a volto scoperto nonostante le insistenze dei commessi. Oggi il leader leghista, mentre i sondaggi lo danno in calo, cambia registro e in un'intervista a Sky si rivolge ai giovani. Re Juan Carlos abbandona la Spagna e si trasferisce all'estero dopo inchieste per evasione. All'origine della decisione di Juan Carlos, le indagini avviate dai pubblici ministeri svizzeri e spagnoli sui presunti fondi nei paradisi fiscali. Il suo legale ha assicurato in una dichiarazione che nonostante la partenza il suo cliente resta a disposizione della procura. Notizie da Napoli e dalla Campania. Regionali Campania 2020, Di Palma denuncia torri aragonese abbandonate nel degrado. Lo stato di degrado delle torri aragonesi e dell'area del Parco della Marinella è preoccupante, dice. Non è pensabile lasciare un simile patrimonio culturale in questo stato pietoso. È il monito di Dino Di Palma, già presidente della provincia di Napoli, che oggi è promotore di Europa Verde in Campania e candidato alle regionali nelle liste a sostegno di De Luca. Covid Center in Campania, indagata dirigente dell'ufficio gabinetto di De Luca, sequestrati PC e cellulare. Usano il bisturi e scavano nel suo cellulare, nel suo computer. Vogliono ricostruire la rete dei suoi contatti nei giorni chiave dell'emergenza pandemia in Campania. A ritroso stanno passando al setaccio mail, messaggi e conversazioni in quei 3 giorni che hanno segnato la storia della lotta al coronavirus a Napoli e in Campania. Dal 16 al 19 marzo scorso, quando viene chiuso l'appalto per la realizzazione dei 3 ospedali Covid a Napoli, Caserta e Salerno, è in questo filone di indagine che la procura ha sequestrato telefono cellulare e computer dell'ingegnere Roberta Santaniello, esponente dell'ufficio gabinetto della Giunta regionale della Campania, ma anche dell'unità di crisi allestita per far fronte alla crisi sanitaria in regione. Notizie dalla Puglia.
Temporali nel Barese il 4 agosto, allerta meteo gialla, temporali in arrivo nel Barese. La protezione civile conferma il maltempo previsto dalle previsioni meteo dei prossimi giorni, lanciando anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sulla Puglia centrale, in particolare dalle 8 di oggi 4 agosto e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di rovescio temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli. Incendio alla Lama Balicet, un incendio di vaste proporzioni ha interessato fino alle 17.30 di ieri Lama Balice al quartiere San Paolo. Sul posto per cercare di circoscrivere le fiamme erano al lavoro almeno 5 squadre di vigili del fuoco intervenuti anche con un elicottero. Secondo quando si apprende si è reso necessario anche l'intervento di un Canadair. Notizie da Treviso e dal Veneto. Tumori al seno nella Marca, 8 donne al giorno in sala operatoria per smaltire le liste. Il lavoro dell'unità operativa dell'USL2 dopo lo stop da Covid, ritmi sostenuti per fissare tutti gli appuntamenti saltati. Prosecco Rosé pronto a ottobre, al via con 20 milioni di bottiglie. Atteso a giorni il decreto ministeriale che sbloccherà finalmente la produzione Zanette del consorzio DOC. Dicono andrà bene anche all'estero, soprattutto negli USA. Un doppio 5 nella Marca, il Superenalotto premia Ponte di Piave e Valdobbiadene. Sabato scorso, quindi il sabato precedente, la Marca era stata anche premiata da un altro 5 da 27.000 euro a Tarso. Col San Martino ha espulso il marocchino troppo aggressivo, aveva litigato con colleghi, commessi e tentato di ferire alcuni falegnami, condannato a 6 mesi dopo aver scontato la pena, è stato rimandato a casa. Rapino al bar, presi 2 ragazzi di Castelfranco, hanno portato via l'incasso del Best Media all'orario di chiusura e picchiato uno degli amici del titolare. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. E prima di dare lettura alle notizie diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Continua l'ingresso di clandestini in Friuli Venezia Giulia attraverso i confini con la Slovenia e si registra un nuovo caso positivo al Covid-19 all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine, dove sono ospitati circa 500 migranti. Gli ospiti della struttura hanno appreso la notizia del prolungamento dello stato di isolamento fino al 15 agosto e hanno iniziato una forte protesta chiedendo di essere liberati. Una parte degli arredi è stata data alle fiamme ed alcuni stranieri hanno iniziato lo sciopero della fame. Secondo alcune prime informazioni, 5 migranti sono riusciti pure a scappare dal centro di accoglienza. L'ordinanza del sindaco Fontanini ha prorogato di oltre 2 settimane la chiusura della struttura e l'assessore Ciani ha annunciato il trasferimento di quanti più migranti possibili in altri centri di accoglienza. Il presidente della regione, Fedriga, dichiara inaccettabili le proteste degli stranieri entrati clandestinamente nel territorio italiano e conferma che il prolungamento della chiusura dell'ex caserma di Via Cividale è stato richiesto all'unico scopo di tutelare la salute pubblica. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, riprendiamo con la lettura delle notizie, sempre dal Friuli Venezia Giulia. Cavarzerani, quindi, come diceva la nostra corrispondente, è una zona rossa fino al 15 agosto ed è scoppiata anche la rivolta e il sindaco Fontanini ha prorogato l'ordinanza per la quarantena dei migranti, dove questi hanno inscenato anche la protesta, come avete ben potuto ascoltare nella corrispondenza di Sabrina Ciccotti. Migranti, nuova tendopoli a Castellario, assessore alla salute di Pagnacco, Laura Sandruvi, ha detto: siamo molto preoccupati perché siamo poco informati, così l'assessore alla salute di Pagnacco, Laura Sandruvi, rispetto alla trentina di migranti che si trovano in alcune tende per il triage e nei locali del seminario di Castellario.
il pericolo di possibili fughe concrete, visto che la struttura presenta diverse vie di fuga. Proprio nel parco del seminario arcivescovile di Castellerio a Pagnacco, in questi momenti appunto è in corso un allestimento di una nuova tendopoli per accogliere per la notte i 45 migranti rintracciati l'altra mattina tra le valli del Natisone e Pradamano. A Lignano continuano i controlli con gli occhiali anti-Covid, in campo la polizia locale con gli speciali presidi high-tech che consentono di rilevare la temperatura. Proseguono i controlli high-tech per il contenimento del coronavirus lungo le vie del passeggio di Lignano Sabbiatoro da parte degli agenti della polizia locale della cittadina balneare per garantire la massima sicurezza sanitaria ai turisti in vacanza e quindi di conseguenza il massimo relax. Gli uomini del comandante Alberto Adami hanno indossato gli speciali occhiali termici anti-Covid. L'apparecchiatura permette di rilevare a colpo d'occhio la presenza di persone con una temperatura corporea superiore al normale e di procedere quindi ad un eventuale controllo di tipo sanitario, nella massima privacy a tutela della comunità locale e dei turisti. Maltempo e allagamenti a Trieste, raffica di interventi, decine le richieste alla centrale dei vigili del fuoco anche per soccorsi in mare. Super lavoro dei vigili del fuoco triestini a causa del fortunale abbattutosi nel tardo pomeriggio appunto di ieri, come dicevamo nel tardo pomeriggio di ieri, sul territorio provinciale. Dalle 18.30 i pompieri hanno portato a termine 30 interventi di soccorso, mentre 40 sono ancora le richieste da evadere, con tipologie tipiche del maltempo come alberi caduti, rami intonaci, insomma, finestre pericolanti. Ci sono stati allagamenti, ascensori bloccati con persone all'interno. Inchiesta appalti, si dimette il sindaco Trentin. Ieri mattina a Udine l'interrogatorio di garanzia dell'ex primo cittadino di Premariaco. Interrogatorio di garanzia appunto ieri mattina a Udine per il sindaco di Premariaco, Roberto Trentin, agli arresti domiciliari dal 29 luglio dopo l'operazione della Guardia di Finanza su presunti appalti truccati per opere svolte all'interno del comune. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.